qua si individuano semplicemente i canali di finanziamento che possono alimentare l'attività degli enti parco. Credo tuttavia che una riflessione sul fatto che nel tempo le risorse siano state tagliate e che quindi in parte occorre ripristinare il fondo delle risorse regionali da destinare ai parchi, ecco, questo mi sembra un tema di attualità. Non credo che ce la possiamo cavare semplicemente con la traslazione delle risorse che dovevano e vanno in questo momento al parco regionale di Portofino nel momento in cui il parco di Portofino diventerà parco nazionale, e ricordiamo a tutti che l'iniziativa del parco nazionale parte dal precedente governo. Adesso ci attendiamo, semmai, diciamo, di poterlo concretamente realizzare. Sicuramente quando nascerà il parco di Portofino avremo, oltre che un importante parco nazionale in più in Liguria, avremo anche risorse da destinare al sistema parchi e aree protette, ma penso che uno sforzo ulteriore la Regione lo debba fare per dare il segno che i parchi sono un elemento importante dello sviluppo del nostro territorio. Oltre però a quello che può fare la Regione, credo che sia giusto, e lo diceva con chiarezza il collega Garibaldi nel suo intervento, immaginare anche un ruolo da un lato proattivo dei parchi nel raccogliere finanziamenti anche da parte di soggetti privati, dall'altro trova la possibilità di attivare un serio e sano mecenatismo privato rivolto a progetti di tutela, manutenzione e valorizzazione ambientale. E il tema delle sponsorizzazioni dei soggetti privati, in un clima e in una situazione in cui mancano risorse pubbliche, io credo che un'iniezione di risorse private legate ad elementi di eccellenza del territorio come sono le aree parco possano essere una soluzione che va ad integrare la penuria di risorse pubbliche. Vorrei poi fare un riferimento alle risorse che vengono dall'Unione Europea, perché questo è sicuramente un canale di finanziamento importante per i parchi. Ma perché gli enti parco possano attivare queste risorse occorre metterli nelle condizioni di poter lavorare, e qui, come dire, torniamo da capo. Anche per questa ragione durante la sessione di bilancio abbiamo presentato degli emendamenti che consentivano di investire nella progettazione da parte degli enti parco, perché gli enti parco hanno lo stesso problema che hanno i piccoli comuni, e cioè non hanno soldi per la progettazione, e quindi non progettando poco possono attivare altrettanto poche risorse comunitarie. Credo che invece il tema di mettere in condizione gli enti parco di poter progettare sia la condizione essenziale perché si possano attivare anche importanti risorse comunitarie che ci sono e vale la pena di spenderli. Grazie consigliere.